Governatore Maroni, che cosa ne pensa delle modifiche che verranno attuate alla riforma del Senato? Ci piace l'idea di fare la riforma che modifichi il sistema bicamerale, ci piace il Senato delle autonomie, non ci piace la riduzione drastica dei poteri e delle competenze delle regioni e questo processo di ricentralizzazione. Ne abbiamo discusso oggi, abbiamo le nostre controproposte, in particolare tre per quanto riguarda la Lega e la Lombardia. L'introduzione della macroregione, i costi standard e la possibilità di estendere lo statuto speciale anche ad altre regioni. Lo statuto della Sicilia mi piacerebbe avere in Lombardia, ovviamente, perché dice che rimane in Sicilia e quindi in Lombardia il 100% delle tasse. La cosa importante però che viene stabilita oggi è che c'è un'intesa tra tutte le regioni e il mondo delle autonomie, cioè i comuni. Il fronte unitario dei territori, questo è importante, il governo non può non tener conto, l'importante è non andare divisi. Ecco, la Sicilia però nel suo intervento ha detto che quell'autonomia che la Lombardia chiede, che abbiamo noi, non è proprio così come se ne immagina. No, la Sicilia ha detto noi non abbiamo attuato lo statuto e quindi io sono disposto ad aiutare la Sicilia ad attuare lo statuto, in cambio voglio lo statuto della Sicilia. Facciamo questa inedita alleanza Lombardia-Sicilia-Nord-Sud per affermare e realizzare davvero la specialità, benissimo, sono d'accordo, però è chiaro che poi io chiedo l'estensione anche alla Lombardia della specialità. La Lombardia è la locomotiva d'Italia, è una regione speciale, sì, quindi bene. Presidente, parliamo di politica, nello specifico di europee. Che cosa teme la Lega e che cosa si aspetta da queste elezioni di maggio? Temete Grillo? No, temiamo l'astensionismo perché le elezioni europee in particolare soffrono di questo. E che cosa speriamo? Beh, speriamo di vincere. Questa fuga invece da Forza Italia, adesso anche Paolo Bonaiuti ha lasciato Berlusconi. Che sta succedendo nel centrodestra? Ma non lo so, Paolo Bonaiuti è un vecchio, non è certo il nuovo che avanza, lo dico con grande simpatia. No, noi siamo molto interessati nel seguire l'evoluzione di Forza Italia come Lega, interessati per capire quello che succederà, non domani o dopodomani, non alle elezioni europee perché andiamo comunque ognuno per conto suo, non a queste amministrative perché là dove si è potuto fare si è fatto l'accordo e dove non si è fatto no, ma per il futuro, diciamo le regionali del 2015 e magari anche le politiche, e siamo interessati a capire qual è l'evoluzione. Forza Italia rimane Berlusconi, dopo Berlusconi, perché vogliamo essere un punto di riferimento importante nel nuovo centrodestra. Oggi mi pare che non ci sono le condizioni per parlare di un nuovo centrodestra unito, perché lo scontro tra Forza Italia e NCD è sotto gli occhi di tutti. Le divisioni ci sono, lavoriamo perché si ricostituisca un'alleanza che adesso non c'è più oggettivamente. Ritornando alla divisione delle competenze, la sanità rappresenta l'80% delle voci di bilancio. Qual è la sua posizione in merito a questo? Perché il capitolo è ancora tutto quanto aperto nel decidere se deve diventare materia esclusiva oppure materia concorrente. La sanità è competenza delle regioni, togliere la sanità alle regioni equivale a chiudere le regioni. C'è qualcuno a Roma che vuole farlo? Sì, c'è qualcuno a Roma che vuole riportare le regioni come erano negli anni 70, cioè degli enti amministrativi. Le regioni, qualcuno ha detto, i presidenti delle regioni qui sono stati democraticamente eletti, a differenza di Matteo Renzi, ma non voglio polemizzare su questo. Le regioni rappresentano un livello fondamentale. Parliamo riaggregazione, macroregioni, benissimo, ma le competenze in materia di sanità e di sociale devono rimanere alle regioni, altrimenti non ha senso tenerle. Mille sbarchi in questo weekend, da ex ministro dell'Interno, ma anche da governatore della Lombardia, è preoccupato?
Sono molto preoccupato perché il governo sta sbagliando e sbaglia il metodo. Non si possono prendere questi presunti o sedicenti profughi e sbatterli in giro senza coinvolgere né le regioni né i comuni. Lo dico da ex ministro dell'interno, anche a me era capitato, io avevo chiamato tutte le regioni e fatto con loro un accordo. Questo non sta avvenendo, i prefetti ricevono la comunicazione la sera prima per la mattina che arriveranno X presunti profughi. Che cosa succede? Una cosa pazzesca, questi arrivano, vengono messi lì e poi scappano. Addirittura l'altro giorno ne sono scappati 5 dal pulmino che si è fermato al semaforo. Ma questo veramente è il paese delle banane se funziona così. Il governo deve fare una cosa, chiamare le regioni a un tavolo, gli enti locali, e decidere come suddividere sul territorio. Finché non avverrà, per quanto riguarda la regione Lombardia, nessuna collaborazione con il governo nella gestione di questo fenomeno.